Buongiorno, io sono Magdalena della Mobility, io sono responsabile per questa zona e siamo molto molto felici che oggi possiamo aprire questo nuovo capoluogo. Ci sono due macchine di Volkswagen ID3 della ultima generazione e siamo felici che adesso inizia il test, il pilota di 2 anni. Queste due macchine sono completamente nuove, hanno una distanza di circa 350-400 km e l'utilizzo è molto facile. Prima si deve fare un abbonamento o Mobility, l'iscrizione, e poi dopo 2 giorni viene la carta di Mobility, la tessera di Mobility arriva fra 2 giorni e poi dopo si può fare la prenotazione via app su internet o anche telefonicamente. E quando è l'ora della prenotazione si deve andare sulla macchina, si deve prendere la Mobility Card, aprire la macchina e poi solo sbloccare la rete. Arturo Plozza, presidente della Regione Bernina, che ha appena testato uno dei veicoli delle car sharing. Come si è trovato? Mi sono trovato molto bene, è un piacere. È la prima volta che guido un'auto elettrica, il fatto di non sentire il motore per me è una novità totale, però sono convinto che il futuro sarà il muoversi con i veicoli elettrici. Questo per cui il progetto è sicuramente interessante. Come regione sosteniamo questo progetto perché rientra anche in un discorso globale 100% Valposchiavo, per cui è un piccolo contributo che vogliamo offrire anche alla nostra gente di provare. Consiglio, invito tutti, provate questo servizio, provate queste auto e vedrete che il progetto avrà un futuro. Perfetto. Parawald, direttore di Valposchiavo Turismo, cosa ne pensi di questo progetto? Per noi poter dare la possibilità ai nostri ospiti di affittare una macchina insieme a Mobility è un'offerta molto importante, perché tanti dei nostri ospiti provengono dalle zone urbane della Svizzera interna e tanti non hanno più una propria macchina, perché a Zurigo, magari a Basilea Berna, non gli serve neanche più. Quando vengono qui invece è comodo averne una, e fino adesso abbiamo sempre dovuto poi cercare, trovare magari un garage che affitta macchine per qualche giorno, così. Essere ora parte della rete di Mobility per noi è molto importante ed è un grande aumento della nostra offerta turistica. Allora, siamo qui con Samuel Bontadelli di Repower. Come è andata la giornata? No, cosa vuol dire? Beh, è andata molto bene l'inaugurazione. Direi che possiamo inaugurare un nuovo servizio che si inserisce in una catena di offerte che abbiamo già potuto promuovere negli ultimi anni. E come Repower possiamo dire che noi ci crediamo, la mobilità elettrica la vediamo come uno dei vettori principali del futuro. Siamo ancora naturalmente un po' agli inizi di questo mercato, ma come Repower ci crediamo e stiamo investendo sia in Svizzera che in Italia in un'offerta il più completa, il più a 360 gradi possibile.